Alexa. Giornata di presentazioni ufficiali, quella di Davide Bettella, difensore classe 2000 dall'Atalanta, e di ricordi per il presidente Daniele Sebastiani, il numero uno della società biancazzurra, ha raccontato qualche aneddoto sui 10 anni di presidenza, con uno sguardo all'attualità, ovvero al mercato e al prossimo format del campionato di Serie B. Le parole di Daniele Sebastiani e del neo arrivato Davide Bettella. Io ricordo benissimo i primi tempi della società, della prima società, con Peppe, Deborah, Maurizio Antonio Edmondo, ma tanti altri amici, Alessandro Acciavatti, Pirocchi, Ditieri, eravamo Bankowski, che è rimasto ancora oggi, veramente un bel gruppo. È chiaro che sono stati fatti all'epoca degli errori gravi, dal punto di vista proprio forse dell'inesperienza, forse anche di un pizzico di presunzione da parte di qualcuno, che non hanno consentito a questi di continuare il loro percorso. Mi dispiace perché, ripeto, siccome è una cosa che avevamo iniziato insieme e sono tutte persone degne e soprattutto persone con le quali io mantengo tuttora ottimi rapporti, mi dispiace perché questa poteva essere una società veramente di pescaresi, tutti pescaresi, importanti anche, se solo magari qualcuno avesse creduto a quello che questo povero disgraziato predicava da 10 anni a questa parte. Presidente, l'ultima, lei ha detto in conferenza un'altra cosa molto importante: il prossimo format potrebbe essere a 20 squadre in accordo con Gravina, però viste le norme per l'iscrizione al prossimo campionato bisogna essere preoccupati. Perché? Che cosa sta succedendo? No, preoccupati perché giustamente la federazione vuole evitare, la nuova governance della federazione di cui il presidente è il nostro caro amico e l'abruzzese Gabriele Gravina, io credo che bene abbia fatto a cercare di mettere dei paletti importanti. È chiaro che i paletti poi quando si mettono oggi per domani sono sempre un problema, perché bisogna rincorrere situazioni che invece vanno avanti da anni, però ha fatto bene, perché secondo me il calcio deve essere sostenibile, non deve creare più problemi all'intero sistema. Per fare questo bisognerebbe anche che nel prossimo futuro ci fossero molti più controlli anche in tante operazioni sui giocatori, nel senso che se una società di serie B può comprare, può prendere un giocatore che con uno stipendio di un certo tipo, certi stipendi forse in questa categoria non sono più sostenibili. È evidente che però ci sono società anche molto virtuose, nel senso società anche che di proprietà forti che si possono permettere il lusso di comprare. Io su quelle non sono assolutamente contrario che spendano soldi, perché se vogliono spendere e non creano problemi al sistema, a mio avviso possono fare tranquillamente. Il problema è stato e sarà di chi vorrà giocare ancora all'ascio raddoppio, che non, è una cosa che non si potrà fare più. Non sono preoccupato, però mi sono letto le nuove norme e le società dovranno stare molto attente, perché se non hai i parametri non ti iscrivi, quindi molto semplice. Mica proprio l'ultima cosa, nome secco: Tuminello, Scamacca, oppure chi sono gli altri profili? No, diciamo che i profili sono un po' questi, sono altri nomi che noi... Un altro, ascendico un altro. Ma no, non li dico i nomi, perché poi fondamentalmente il Pescara, se si muove su qualche giocatore, poi arrivano tutti, quindi... Vabbè. Allora mi faccio i fatti miei, quando arriverà l'attaccante lo presenteremo come abbiamo fatto oggi con Bettella. Arrivi in una società, Davide, che ha lanciato tantissimi giovani a livello internazionale, ti chiedo, l'esperienza tua a Pescara con quale obiettivo? No, il mio obiettivo sicuramente è quello di migliorare, di lavorare giorno dopo giorno per diventare un calciatore, un difensore importante. E cercherò di apprendere il meglio da tutti e per poi metterlo in pratica in campo. Le tue caratteristiche tecniche, qual è il tuo punto di forza? Il mio punto di forza, come ho detto prima, secondo me è l'anticipo. Poi il colpo di testa
e mentre i miei difetti, diciamo non difetti, dove devo migliorare è l'uno contro uno e la prestanza fisica con l'attaccante avversario. Arrivi a Pescara con una fascia prestigiosa, quella di capitano della nostra nazionale di categoria. Sì, ovviamente rappresentare il proprio paese è motivo d'orgoglio e penso sia una delle emozioni più belle che un calciatore possa vivere. Ti dico, il presidente in conferenza stampa ha ricordato il gol di Quintero nel classico, ha ricordato i vari Immobile, Insigne, Verratti e tantissimi giocatori che con la maglia del Pescara si sono lanciati. Questo cosa significa per te? No, significa che il Pescara è una società che è ambita a far bene, è una società che punta a far bene sempre, punta in alto e quindi non c'è niente di meglio che una società ha ambizioni, quindi penso sia la cosa più positiva che ci possa essere. Com'era Gravillon con l'Inter, con te? Gravillon era un personaggio, diciamo. Io ho vissuto con lui anche in convitto ed era una persona, un ragazzo eccezionale. Lui inizialmente non parlava nemmeno tanto bene l'italiano, quindi un po' lo prendevamo in giro, un po' facevamo degli scherzi, però è sempre stato uno che sul lavoro è sempre puntato al massimo. Poi col passare del tempo è migliorato tantissimo e adesso infatti si vede il difensore che è diventato. Proprio l'ultima, Gasperini cosa ti ha detto quando gli hai detto vado a Pescara? Gasperini ha detto che era molto contento della mia scelta di aver accettato il Pescara e ha pensato che fosse l'unica società in cui puntavo sui giovani e potevo crescere, quindi lui era contentissimo della mia scelta. To shed.